Ci sono voluti anni di sacrifici, di impegno, costanza e perseveranza per ottenere i risultati che ha ottenuto. Friulana, classe 1984, Nicole Fedele ha neanche 30 anni, è pluricampionessa di volo libero in parapendio e detentrice di record mondiali strappati ad ogni latitudine. Ciao amici di Icarus, mi chiamo Nicole Fedele e sono un'atleta friulana di parapendio, campionessa italiana, europea e mondiale 2012. Il battesimo in aria di Nicole è datato 13 ottobre 2002. Un colpo di fulmine, quello col parapendio, che le ha cambiato la vita. Prima arrivano i voli di cross sulle montagne, poi si specializza sui voli di distanza e inizia a competere a livello nazionale. Beh, col parapendio abbiamo raggiunto negli ultimi anni dei livelli molto alti, nel senso che possiamo percorrere centinaia di chilometri. Basti pensare che il record di distanza attuale è di 502 chilometri. Si può stare in aria fino a 11 ore. Dal mio punto di vista, se praticato entro certi canoni, è uno sport, non è uno sport estremo, è uno sport che lascia ampi margini di sicurezza e ovviamente dipende da come viene interpretato, come il pilota decide di approcciarsi a questa disciplina. Nel 2007 un incidente in quota dovuto a un'errata valutazione del meteo rischia di comprometterle la carriera. Ma la Fedele non si arrende e torna in volo per ottenere i primi attestati e diversi record mondiali. La volta in cui ho rischiato di più è stato agli inizi, quando ancora non avevo molta esperienza e sottovalutando le condizioni meteo ho avuto qualche problema. Nonostante ami volare sempre in sicurezza, senza correre rischi, Nicole in aria non ha rivali. Lo scorso novembre ha battuto il record femminile italiano di distanza in Brasile ed è reduce da una fantastica vittoria nella superfinale di Coppa del Mondo in Colombia. Mi alleno nella bella stagione, mi alleno praticamente ogni giorno, si può dire, volando o col mio parapendio da gara oppure con il mio parapendio facendo voli biposto. E ci ho messo negli ultimi anni, ci ho messo tutto in questo sport ed è diventato, oltre ad una passione, è diventato anche un lavoro. Conta molto la sensibilità, il fatto di percepire l'aria. Conta anche la freddezza nelle decisioni. Conta la determinazione, la perseveranza, la costanza. Sono tutte delle caratteristiche che fanno di un pilota un campione. Continuare ad essere tutt'uno con la natura. Nel silenzio assoluto, semi distese in un involucro con la faccia verso l'alto, senza sentire freddo e sfiorando le montagne agganciata alla vela. Questa, per Nicole Fedele, è la vera pienezza. Obiettivi ne ho sempre, penso siano un po' il sale per andare avanti. Sicuramente il prossimo obiettivo, che è imminente, è quello di fare una buona prestazione ai campionati mondiali che si terranno a Sopot in Bulgaria. Ragazzi, non sapete cosa vi perdete? Io vi consiglio di cominciare a volare e continuate a seguire Icarus.